Ciao a tutti, seconda parte del nostro video in cui continuiamo il restauro della nostra mitica Alfa GT del 73. In officina avevamo riscontrato alcuni problemi. Adesso penseremo a smontare il tutto, quindi tubi, bobina, tutte le parti che ci sono, spoglieremo nudo il vano motore e poi provvederemo a riparare questa perdita d'olio, che adesso possiamo vedere anche da più vicino senza il motore. L'impianto elettrico si presenta in buone condizioni, i fili sono tutti morbidi, non c'è nulla di surriscaldato, sembra tutto a posto. Per continuare a sfilare l'impianto elettrico dovremo smontare anche i fanali, la griglia, praticamente tutto il muso. Vanno smontati anche i parafanghi. Incollata. Questa è solo di incastra, vediamo. Questa è in vetro, quindi è la parte più delicata e anche quella più bella. Abbiamo terminato di smontare il muso. Cablaggio scollegato. Quando apriamo queste mollette bisogna sempre fare la massima attenzione perché sono molto delicate le saldature e col tempo tendono a rompersi. Quindi bisogna aprirle giusto il minimo indispensabile. Tutte parti che rimanderemo a zincare. Qua, come vediamo, i fili sono stati giuntati, probabilmente saldati a stagno. Anzi, lo scopriamo subito. Noi adesso li tagliamo e infine metteremo dei connettori, o ancora meglio una spina a 4 pin, di modo che sia sempre scollegabile. Perché un lavoro così non è proprio il massimo, anzi, neanche saldati, proprio giuntati alla buona. Ecco, per fortuna che i colori sono gli stessi, quindi non si può fare confusione. Probabilmente il motore originale. Adesso scolleghiamo tutti i tubi rigidi dei freni e poi svuoteremo l'olio dalla vaschetta e provvederemo a togliere tutto l'apparato del servofreno, del cilindro maestro e del cilindretto della frizione, tutto in monoblocco. Importante non far andare l'olio dei freni sulle vernici perché è altamente corrosivo. Quindi cerchiamo sempre di tutelarci. Nel caso dovesse andare, ci acquiamo con un po' d'acqua.
Allora, abbiamo scollegato il cilindro maestro, che è quello che controlla i freni. Adesso provvediamo a smontare allo stesso modo quello della frizione, il cilindretto, scollegando la vaschetta di espansione dell'olio, cercando sempre di non far andare l'olio sulle vernici, anche se sarà dura. Ci proteggeremo con uno straccio, faremo il possibile. E poi lo scolleghiamo da sotto. Questo invece è il pistone che spinge la frizione. Scollegheremo anche questo dado qua che collega il tubo rigido al tubo flessibile in gomma e smontiamo anche tutti questi componenti. L'olio presente nel tubo lo lasceremo colare da qua. Purtroppo ho provato a rimuoverlo, ma queste due leve sono i pedali, frizione e freno, e vanno a incastrarsi con il piantone. Quindi adesso rimuoveremo prima il piantone. E niente. Allora, iniziamo smontando il volante, perno centrale. Lo mettiamo sempre dritto, anche se dovrebbe avere la chiavella questo, quindi non si può sbagliare il montaggio. Poi passeremo la paratia sotto, che ha delle viti a brugola qua dentro, già guardato, e un bulone passante, anche se secondo me il piantone dovrebbe sfilarsi. Allora, ovviamente il volante non si smonta facilmente, quindi ho dovuto montare un estrattore. Adesso lo scaldiamo col phon e poi gli diamo due colpi sperando che venga fuori senza danneggiarsi. Dopo una miriade di martellate, ce l'abbiamo fatta. Iniziamo a smontare il cruscotto ed etichettiamo tramite un'etichettatrice tutti i cablaggi e le varie connessioni, di modo che non ci dimentichiamo dove andavano, se no poi c'è da perdere molto tempo. Da notare il perfetto stato di conservazione. Sarebbe un peccato anche zincarlo. Dopo varie ore di lavoro, dopo aver rimosso tutta la parte elettrica e gli strumenti, abbiamo rimosso anche le paratie, le imbottiture dei montanti del tetto. E adesso siamo pronti a togliere il cruscotto. Sempre elettrico, sfilato. La tappezzeria interna al baule è in buone condizioni, quindi faremo di tutto per conservarla. Allora, mancherebbe solo il serbatoio, ma lo lasciamo alla fine, perché sennò l'odore di benzina sarebbe molto forte e poi mia nonna chi la sente?
entriamo nella parte più complicata. Dovremo smontare tutti i profili in acciaio molto delicati e quello che rimane negli interni. L'altro lato, quindi quello passeggero, l'ho già smontato, di modo da sapere già dove mettere le mani. Questi sono i profili dei vetri, sono incollati, sono molto difficili da togliere. Sono la parte che detta la linea della macchina, quindi sarà importante non fargli danni. Iniziamo dal sedile. Il sistema di alzavetro, che utilizza un sistema a corde, come vediamo, è in ottime condizioni, per cui pertanto ho deciso di non smontarlo, al fine di non complicarmi la vita, anche perché una volta che si srotolano c'è proprio da litigare a rimontarli. Purtroppo è tutto gibollato, come se avessero chiuso con delle pinze per stringerlo sul soffitto, o meglio sul cielo. Sarà duro aggiustarlo, se non impossibile. Sono rimasti praticamente solo i vetri. Sarebbe facile smontarli tagliando la guarnizione all'interno, verrebbe via molto facilmente, ma io voglio provare a recuperarla, perché è molto morbida e probabilmente è quella originale. E sembra in perfette condizioni, quindi ho intenzione di provare a recuperarla. Se non dovessi riuscire, la metteremo. E l'ho fatta. Adesso per comodità lo lascio appoggiato. Se no non so dove metterlo, è un po' invadente. Passaggio, abbiamo terminato lo smontaggio della carrozzeria. Ci vediamo nel prossimo video in cui gratteremo via tutta la vernice, puliremo il vano motore e nei seguenti ripareremo tutta la meccanica.